Ciao a tutti lettrici e lettori, benvenuti se siete nuovi o bentornati se mi conoscete già. Io sono Marta e oggi nuova tipologia di video, do il benvenuto nel mio primissimo reading vlog. Perdonate la voce estremamente nasale, ma la gioia adesso che devo partire ovviamente mi è tornata la sinusite. E chi è che deve rigirare questa clip perché prima ha sbagliato, non stava guardando lì, ma stava guardando lì? Oggi è il 31 di maggio e domani partirò per una mini vacanza al mare. Sarò via solamente 4 giorni, ma ho proprio bisogno di uno stacco di relax dallo studio perché è un periodo dove sono estremamente stressata. Un cane. Ho pensato di portarvi con me, farvi vedere che cosa mi porterò da leggere. Man mano vi farò degli aggiornamenti in corso di lettura, anche a lettura terminata, per darvi un po' le mie impressioni finali. Ho deciso di fare questo video perché pensavo che fosse una cosa carina e inoltre volevo che, così come sarà questa mini vacanza per me, quindi un momento di stacco e di relax, spero che questo video lo sarà per voi. Farvi un caffè come ho fatto io adesso in questo momento. Insomma, vuole essere un video molto cosy, molto tranquillo e sciallo. Datevi una bella bevanda fredda nel caso da voi faccia caldo, se no ci sta anche una bella tisanina visto il tempo di questi giorni estremamente uggioso. Poi devo farvi delle premesse perché come al solito sono una casinista. Questa clip la sto girando dopo la clip che vedete successivamente, in cui vi mostrerò i libri che ho deciso di portarmi. Se bazzicate da un po' su questi schermi sapete che io sono un amante delle liste, ma quello che ancora non sapete è che io sono un amante dei calcoli. E adesso voi direte: oh cielo, questa qua si è fatta i calcoli per andare via 4 giorni, ma è normale? La risposta è no, ma l'importante è esserne consapevoli. Tutto questo per dire che nei calcoli che vedrete tra poco ho fatto il calcolo di stare via 5 giorni. Ho sbagliato. Talmente tanto stressata e con la testa sull'università che ero convintissima di stare via 5 giorni. E invece no, sono solo 4. Tutto questo per dire che starò effettivamente via 4 giorni, ma ho deciso di prendermi una pausa in più. Quindi stamattina la dedicherò comunque come al solito allo studio, mentre oggi pomeriggio e stasera lo dedicherò esclusivamente alla lettura. Tutto questo per dare un senso, perché mi sembra che io avessi detto che stavo via 5 giorni, invece non è così, perché ho sbagliato, perché sono un po' ricoglionita. Altra cosa che vi volevo dire è che io cercherò di fare i miei aggiornamenti di lettura o comunque le conclusioni a fine lettura senza spoiler, però voglio sentirmi anche libera di poter dire cosa ne penso, parlando un attimo anche della trama. Quindi nel caso voi non vogliate spoiler, farò comparire questo simbolo, così lo sapete, nel caso mandate avanti il video. Poi, in base a quanto verrà lungo questo video, deciderò o meno se dividerlo in capitoli, cosa che penso succederà. Sapete che io non ho il dono della sintesi, quindi adesso vi lascio alla presentazione dei libri che ho deciso di portarmi in questi 4 giorni e mezzo di vacanza, diciamo così. E io spero che questo video vi piaccia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Buona visione! Allora, eccomi qua con le mie 3 pile di libri. Questi sono i libri che porterò sicuramente tutti e 3. Questo, sono indecisa tra l'uno e l'altro, anche se non potrei escludere che, se non mi decido entro la partenza, potrei portarli tutti e 2. E questo o uno o l'altro. Partirei dalla pila di quelli che porto sicuramente. Il primo, che è Nemirovsky. Io ho letto Il ballo, che mi è piaciuto tantissimo, e tratta del rapporto madre-figlia, comunque rapporto malsano, ci terrei a sottolineare, perché nessuno dice mai questa cosa, cioè comunque non un buon rapporto tra madre e figlia. E questo dovrebbe essere praticamente più o meno la stessa cosa, comunque ci sono le stesse tematiche. Infatti qua parla di quotidianità caotica, priva di affetto, quindi mi sa molto delle stesse vibes che c'erano all'interno del ballo. Ho assolutamente voglia di leggere qualche cosa d'altro legato a questa tematica, e poi sono appena 100 pagine, quindi conto di leggerlo molto velocemente. Poi il successivo invece è
Pushkin, La figlia del capitano. So che è un autore che ha influenzato tantissimi altri autori russi, tra cui anche Dostoevskij. Anche questo tratta sempre il rapporto tra figlio e genitori, anche un amore tra due giovani, quindi altra tematica che a me piace tantissimo. E anche questo molto breve, appunto, speriamo bene per lo stile, insomma, la scrittura di Pushkin, di cui non ho mai letto niente, ma vedremo, insomma, se mi piacerà. E poi l'ultimo, questa chicca bellissima, guardate, ha una grafica veramente pazzesca, una cura per i dettagli incredibile, poi guardate che belle le immagini che ci sono all'interno, ma anche solo banalmente l'indice, cioè questo libro è una goduria per gli occhi, guardate che cura, anche l'indice, guardate che roba, ma che bello, meraviglioso! Ovviamente penso che chi conosca questa casa editrice abbia riconosciuto che questo libro è dell'Abbe Editore, e diciamo che ci sono libri più famosi appunto di questa casa editrice. Comunque è un racconto gotico. Questo è lo stesso autore che ha scritto Carmilla, e appunto quindi dovrebbe avere dei toni appunto gotici. Diciamo che magari il periodo più bello per leggerlo sarebbe il periodo autunnale, però ho voglia di leggerlo adesso, quindi ce ne freghiamo e me lo porto dietro. Anche questo, da quando l'ho preso, non vedo l'ora di leggerlo. Adesso passiamo alle due pile dell'indecisione. Il primo, di cui avete già sicuramente riconosciuto la copertina perché è famosissimo, è la trilogia di New York di Paul Auster, appunto, che sono tre libri. Comunque non è, cioè sì, spesso, ma sono comunque sulle 300 pagine per contenere tre libri. Niente, anche questo ce l'ho qua da un po', da un annetto, forse anche di più, e avevo comprato con gli sconti Einaudi e non ho mai letto niente di Paul Auster. Questo mi ispirava molto perché dovrebbero essere una sorta di tre gialli, dico una sorta perché, se non ho capito male, vengono seguiti dei casi ma non verrà mai, non arriveranno mai a conclusione, cioè non verrà svelato l'artefice di questi, degli omicidi che vengono compiuti. E poi un'altra particolarità è che tutti i protagonisti vengono denominati semplicemente Mr. Blue, Mr. Green, Mr. Brown, e cosa che a me mi fa molto Cluedo, cioè quando la prima volta che l'ho sentito mi ha richiamato molto quello. Comunque appunto sono molto indecisa tra questo e questo, che secondo me deve essere un libro da pazzi, e siccome ho proprio voglia di qualche cosa che mi faccia svagare, proprio bisogno di un libro che mi tenga incollata alle pagine, penso che questo possa fare al caso mio. Anche questo, però non so perché ho questo sentore che questo possa tenermi più incollata rispetto a questo. Io di questo libro avevo visto la serie TV, che mi è piaciuta tantissimo. Comunque appunto Douglas Adams è noto per scrivere cose da fuori di testa. Il libro dovrebbe essere molto diverso rispetto alla serie TV, per cui non penso che mi annoierà, ma anche se dovessi ritrovare le stesse tematiche, le stesse cose che c'erano all'interno della serie TV, amandola alla follia, non mi dispiacerà. Anche questo intorno alle 300 pagine. Poi invece gli ultimi due libricini, che sono tutti e due intorno alle 100 pagine, sono uno sempre Nemirovsky e un altro invece è Il cappotto di Gogol. Io non ho mai letto niente di Gogol, quindi pensavo di iniziare, più prima di leggere Le anime morte, di iniziare da un racconto molto più breve, anche questo molto noto. Invece questo non so se portarlo, perché appunto non vorrei neanche leggere troppe cose dello stesso autore o autrice vicini, perché poi ho anche paura di confonderli, e lo terrò per un'altra volta. Quindi tra questi due è molto più probabile che io porti Il cappotto di Gogol. L'altro non so di che cosa pare. Cioè, io mi ero andata a leggere la trama, ma non me la ricordo. Questo è quanto. Adesso mi metto a fare qualche calcolo per quanto riguarda le pagine. Devo stare via 5 giorni, sembra che devo stare via un mese con tutti questi libri. Vediamo, tiriamo un po' le somme. In linea di massima io vorrei leggere almeno 2 ore e mezza al giorno. Non so quanto sarà veritiera questa cosa. In teoria dovrei leggere un totale di 12 ore e mezza. Ok, solo adesso che lo sto dicendo a voce alta tutto questo calcolo mi sto rendendo conto di quanto io sia pazza, ma va bene così, andiamo avanti. Poi, calcolando che appunto in media io leggo in un'ora circa 50 pagine, poi appunto dipende da fonti, interlinee, eccetera, per cui facendo un calcolo in 5 giorni dovrei leggere circa 625 pagine, se tutto va bene. Per cui faccio le somme di tutte le varie pagine e adesso vediamo quanto esce.
allora, considerando uno di questi due, che sono entrambi 93 pagine, questi tre, e o uno o l'altro, che comunque questo è tipo 293 pagine, questo è 310, quindi ho fatto una media di 300 pagine, che sia l'uno che sia l'altro, è uscito 733 pagine, per cui è assolutamente quasi praticamente un libro in più, oltre le 100 pagine rispetto a quanto è previsto. Porterò un libro in meno? Assolutamente no. Comunque voi direte, ma dove li metti tutti questi benedetti libri? Cioè, va bene che vai in camper, però vengono sballottati da una parte all'altra, rischiano di rovinarsi. Volevo farvi vedere lei in questa busta che avrò tipo da 10 anni. Infatti fa molto bambina, non so come dire, però è comoda, funziona ancora addirittura la cerniera, per cui perché cambiarla? Tra l'altro ha una plastica bella spessa, bella resistente, comodissima secondo me da utilizzare anche per esempio per portare i solari in spiaggia, però principalmente la utilizzo per portarmi dietro i libri e vi assicuro che anche se non sembra, qua dentro ce ne stanno parecchi. Sono le 9 di sera, perdonate le riprese terribili a livello di qualità, ma sto registrando con il telefono per comodità. Comunque io sono già in pigiama pronta per infilarmi a letto e oggi pomeriggio ho letto un pochettino, ma veramente poco perché sono a pagina, se mettesse a fuoco, sono a pagina 23, quindi ho letto veramente poco. Per ora l'unica cosa che vi posso dire è che mi sono segnata questo pezzettino in cui Paul Auster parla di New York. New York è una città che mi ha sempre affascinato, ho sempre voluto andarla a visitare. L'America in generale no, non è che mi attiri più di tanto, ma New York in particolare sì. Quindi questo è uno dei motivi anche per cui avevo comprato questo libro, perché appunto Trilogia di New York parlerà sicuramente di New York. Comunque adesso vado avanti, non so quanto resisterò perché sono abbastanza stanca, ma spero di leggere almeno un'oretta. Adesso sono in una parte dove c'è appena entrato in scena un personaggio, sta facendo un monologo abbastanza strano. Vediamo. Sono le 10:30, sto letteralmente crollando dal sonno, mi sto addormentando. Poi ho appena finito un capitolo dove c'era una parte che richiedeva un'attenzione abbastanza alta. Comunque ho letto esattamente 30 pagine perché sono arrivata a pagina 53 e sono andata abbastanza di lento. Ho la mente abbastanza affaticata. Comunque per stasera mi fermo qui e niente, adesso vado a dormire e noi ci vediamo domani. Siamo pronti per partire, Chicco? Sì!
9:34 e io ho appena finito il primo libro della trilogia di New York. E allora, intanto non ho capito niente, nel senso che vi avevo detto che parlava di omicidi, ma non è vero, cioè sono una serie di indagini, ma come vi avevo anticipato sono sconclusionate. Più che altro questa riguarda la ricerca dell'identità e anche la perdita dell'identità. E infatti qua ho sottolineato tutto, praticamente Paul Auster fa riferimento al Don Chisciotte e del fatto di come lui stava facendo un esperimento e gli si è finto pazzo. Don Chisciotte stesso abbia messo alla prova le persone dicendo fino a che punto la stranezza, diciamo, può divertire, lui dice all'infinito, e è la stessa cosa che accade un po' in questo libro, nel senso che è molto strano, cioè arrivi a un certo punto e dici ma cosa sta succedendo, perché ci sono delle parti, cioè tipo un monologo di circa 4-5 pagine di questo personaggio che è abbastanza strano, con evidenti problematiche. Poi invece c'è tutta una parte dove il protagonista fa delle ricerche in biblioteca e trova una serie di esperimenti che praticamente venivano fatti sui bambini rinchiudendoli e vedendo se senza il contatto umano il linguaggio si sviluppasse comunque, quindi se fosse una cosa innata oppure sì. Poi ci sono anche questi disegni particolari, solo queste due pagine però, e non mi ricordo più che cosa stavo dicendo, se è una cosa innata oppure se non lo è. Volevo anche dirvi che ho trovato degli aspetti anche autobiografici, perché praticamente a un certo punto entra in scena Paul Auster stesso. Le premesse sono che, come viene detto nella quarta di copertina, Daniel Quinn è l'autore di romanzi polizieschi, praticamente riceve una telefonata in cui chiedono di questo investigatore detto Paul Auster, e alla fine lui lo cercherà e incontrerà proprio questo Paul Auster, che poi dirà no, io non sono un investigatore, guardi che ha sbagliato, e si rivelerà Paul Auster stesso, quindi l'autore, e poi gli presenterà anche sua moglie Siri. Le dirà che viene dalla Norvegia e che ha un figlio che si chiama Daniel. Io sono andata a cercare e me lo sono segnato, nel senso che effettivamente la vera moglie di Paul Auster si chiama Siri e hanno un figlio che si chiama Daniel, quindi adoro. E appunto c'è questa parte autobiografica inserita all'interno del romanzo, che è una cosa che sinceramente ho apprezzato abbastanza. Le mie impressioni sono sicuramente positive, ho già segnato le date di inizio e fine lettura, penso che gli darò intorno alle 3,5 stelline, perché sì, è carino ma non mi ha entusiasmato, ho voglia di qualche cosa un po' di più leggero, cioè non immaginavo che fosse così introspettivo, diciamo, quindi mi sa che non me lo leggo stasera, ma adesso penso che inizierò lui, perché mi dà l'idea di qualche cosa molto più scorrevole e soprattutto divertente. E poi però leggerò sicuramente il secondo racconto, cioè il secondo racconto o libro, non lo so, che è molto breve, è Fantasmi, mi sembra che è intorno alle 50 pagine, ed è lì che ci sono i famosi Mr. Blue, Mr. Green, perché ho dato un'occhiata e niente, poi vi saprò dire. Io vi saluto e noi ci vediamo domani mattina.
Sono le 7, è quasi orario di cena e perdonate i capelli da Maga Mago e perdonate anche questa clip che sarà alquanto precaria, tremolante perché non so dove appoggiarvi. Mi sono resa conto di non avervi ancora fatto vedere i libri che ho comprato ieri, che avete visto nelle clip precedenti, e quindi volevo andarveli a far vedere adesso, anche se avete visto i titoli ma non sapete di che cosa parlano. Allora partirò da questo, che è quello più breve di tutti, e sono praticamente le lettere di Van Gogh, però non sono solamente le lettere a suo fratello Theo, ci sono altre lettere, insomma. L'altro libro che ho preso, di cui sono troppo contenta, è questo qui di Dostoevsky, un saggio in particolare appunto sulla poetica e stilistica dei libri di Dostoevsky, che ha scovato mia sorella, perché c'era una miriade di libri, se avete visto le clip, cioè praticamente non riuscivo a vedere le persone dall'altra parte, vedevi gli sprazzi di teste, non so come ha fatto ad avere un occhio così felino e a trovarlo. Un saggio su Dostoevsky che sono troppo felice di aver trovato usato, perché ho adocchiato da un paio di anni, ma per il costo abbastanza elevato, perché mi sembra che il prezzo pieno sono sui 24-25 euro, non l'ho mai preso, ho intenzione di prenderlo in biblioteca più avanti, ma adesso ce l'ho qua, l'ho pagato 15 euro, ah non vi ho detto, questo invece prezzo di copertina 8,50, l'ho pagato 5. L'ultimo libro che ho preso, che è sempre un saggio, è questo mattonazzo enorme di Oliver Sacks, L'isola dei senza colore, che parla praticamente di un caso molto particolare accaduto su un'isola, adesso non mi ricordo, aspettate che vado a vedere. Allora, è sull'isola di Guam. Avviene una paralisi progressiva solamente ad alcuni abitanti di quest'isola, e Sacks si è accorto che avviene solamente a persone nate in un determinato anno, in determinati anni. In più parla anche della cecità cromatica. Deve essere estremamente interessante. Io, dopo aver letto L'occhio della mente di Sacks, voglio recuperare tutto di lui, quindi ho approfittato di questo titolo in una vecchissima edizione. Tra l'altro questo l'ho pagato 9 euro e prezzo di copertina oggi, non di questa edizione ma di quella nuova, 14 euro, quindi ho risparmiato poco meno, però insomma questa edizione è bellissima. E questo dal mio bottino è tutto, adesso io vado a mangiare, ci vediamo prossimamente con un aggiornamento di lettura. Sono le 9:30 e siamo già in spiaggia. Oggi c'è un vento incredibile, anche il mare è bello mosso. Io mi sono resa conto che non vi ho più fatto aggiornamenti ieri sera, quindi adesso provvedo. Ieri in spiaggia ho iniziato questo, ma sono giusto all'inizio, ho letto poche pagine, quindi ancora non mi esprimo, posso dire solo che è assurdo e da come ho capito dovrebbero esserci, se non ho capito male, due storie separate che vengono portate avanti in parallelo. E niente, ci sono delle parti dove ho riso molto. Invece per quanto riguarda Paul Auster, ho quasi terminato il secondo libro, che è Fantasmi, e mi mancano 30 pagine, quindi penso proprio che lo finirò stamattina. E questo qua mi è piaciuto decisamente di più rispetto al primo, forse perché si concentra soprattutto, e ho preso qualche appunto, su un unico personaggio, e qua ci sono i famosi white, blu, che vi dicevo che mi sembra di stare dentro Cluedo. Anche qua si tratta di un caso di investigazione, ma quello che sto notando è che praticamente è tutto molto lineare, nel senso che non è che succede molto a livello di fatti, però avvengono molti cambiamenti a livello interiore del personaggio. E infatti qua ho preso qualche appunto, ho scritto che praticamente c'è questo tema ricorrente del pensiero della morte nel protagonista, e fa riferimenti anche a fatti realmente accaduti. Paul Auster incrocia il pensiero del personaggio con la storia di New York senza un vero e proprio stacco. Infatti è questo che mi sta piacendo molto di questo autore, ricorre spesso a questa cosa della morte, in particolare fatti realmente accaduti, e che iniziano a tormentare il protagonista, questi pensieri. Quindi mi sono domandata, ma fantasmi, forse nel senso che appunto c'è questo continuo pensiero di persone mancate, persone che non ci sono
sono più, a cui lui continua a ripensare, quindi in un certo senso lo tormentano, perché appunto fantasmi comunque è un'entità che di solito viene vista in modo negativo. Adesso vado avanti, vediamo come procede. Fino ad ora non ci sono mai stati dialoghi, è tutto narrato in terza persona e nonostante non succede molto mi ha preso tantissimo, quindi adesso termino questo e poi penso che andrò avanti con lui a vedere dove va a parare. Sono le 10 di sera, come potete notare dal copriletto sono a casa, siamo arrivati e sono abbastanza stanca, perdonate se non mi mostro in faccia, ma sono veramente distrutta perché da 4 ore di viaggio che dovevano essere sono diventate 7 per tutto il traffico. Comunque volevo farvi un aggiornamento di dove sono arrivata, ho letto parecchio durante il viaggio, di The Urgently sono arrivata a pagina 265, mi manca veramente poco per terminarlo, quindi penso che approfitterò di questo tempo prima di cena e magari anche dopo cena, quindi quel breve tempo che mi rimane prima di domani dell'inizio della solita routine. E come potete intuire, visto che ho passato tutto il tempo del viaggio a leggerlo, mi sta piacendo tantissimo, sono molto curiosa di sapere come andrà a finire, mentre per lui non l'ho più preso in mano. Comunque mi manca l'ultimo libro, La stanza chiusa, che sono 100 pagine, quindi penso che nei prossimi
prossimi giorni lo terminerò e niente, poi vi farò l'ultimo aggiornamento di lettura quando sarò in condizioni un po' più decenti. Quando avrò terminato questo, nei prossimi giorni lo finirò, posso farvi una recensione completa del libro. Adesso vado avanti a leggermi Dark Gently e noi ci vediamo prossimamente per tirare un po' le somme e le conclusioni di questo reading vlog. Sono qui con un pacco già aperto, perché perdonate ma sono abbastanza incapace per aprire i pacchetti solamente con una mano. Comunque ritorno, appunto, come potete intuire, non per un aggiornamento di lettura ma per farvi vedere un pacco che mi è arrivato mentre ero via, quindi non ci sarà uno ma ben due book haul in questo reading vlog. Quest'ordine non era previsto, ma mi sono arrivati dei buoni da IBS che potevo sfruttare nel reparto di letteratura italiana, la sezione outlet, e siccome avevo cioè uno di questi due libri me l'ero segnato che volevo leggerlo. Poi io sapete che di mio non leggo molta letteratura italiana, ma vorrei un po' sopperire a questa mancanza. Ho preso due libri, quindi non è che ho fatto fully, ho preso solamente due, e uno è questo, Le sottilissime astuzie di Bertoldo, quindi il libro che ispira il film Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, con Tognazzi e Alberto Sordi e altri che al momento sinceramente perdonatemi ma non mi ricordo. Quindi deve essere un libro abbastanza divertente e comunque, come potete vedere, sono assolutamente molto brevi, alcuni sono sotto forma di dialogo, c'è anche un'introduzione e vabbè, la bibliografia essenziale e le opinioni, che sinceramente non ho ancora guardato di che cosa si tratta. Praticamente sono le opinioni prese da altri, da altre edizioni dello stesso libro, quindi sono molto curiosa. E niente, penso che questo qua me lo terrò per un pomeriggio in cui avrò voglia, insomma, di qualche cosa che mi faccia passare un po' il tempo e ridere. E niente, adesso passiamo all'altro. L'altro è di Grazia Livi, La finestra illuminata. Di Grazia Livi vi avevo già fatto vedere Da una stanza all'altra, che ho misto tra saggio e biografia, ma non l'ho ancora letto. Questa invece è una raccolta di suoi racconti, di cui non c'era scritto assolutamente niente su IBS, proprio neanche nessuna sinossi, per cui adesso andremo a leggerla assieme. Il velo che separa immaginario e reale si squarcia e vengono alla luce le ragioni nascoste, quelle che maturano nei luoghi notturni dell'anima. Poi invece il racconto che dà il titolo La finestra illuminata, una giovane professionista osserva con nostalgia la finestra dell'uomo amato, avvertendo il fallimento della propria emancipazione e la solitudine del mondo metropolitano. Poi altri racconti, tra cui La coperta di neve, simbolo dell'aridità e dell'indifferenza che soffocano i sentimenti di una donna colpita da una grave perdita. Leggendo queste sinossi penso proprio che comunque questi racconti possano rientrare tra le mie corde. Comunque questi non sono gli unici presenti, vi faccio vedere gli indici, come potete vedere sono un po', adesso non ho contato quanti sono, e nonostante lo spessore del libro sono pochissime pagine, non arrivano neanche a 200. E anche questo è scritto abbastanza grande, con una bella interlinea. Questo me lo riserverò per quando avrò voglia di leggere qualche cosa di breve, ma che allo stesso tempo posso, cioè, interrompere, perché comunque essendo tanti racconti posso leggerne uno un giorno, due magari il giorno dopo e così via. Questo è quanto, noi ci rivediamo prossimamente con l'ultimissimo aggiornamento e adesso io vi saluto. Lettrici e lettori, eccoci tornati praticamente al punto di partenza per parlare dei libri che ho letto, quindi, in questi giorni. È passato un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento che ho fatto, non mi ricordo neanche più che cosa vi ho detto. Comunque, che cosa ne penso di questi due libri? Allora, per quanto riguarda Trilogia di New York, è un libro che mi è piaciuto, però secondo me non era il momento giusto, nel senso che io non immaginavo che fosse così tanto introspettivo. È una, come vi ho già detto più di una volta, un libro sulla
perdita dell'identità, sulla sua ricerca, sulla sua ricostruzione. E diciamo che l'aspetto che mi è piaciuto un pochettino meno è che io mi aspettavo di più New York. Ecco, appunto, chiamandosi Trilogia di New York, certo ambientato a New York, ma mi aspettavo molte più descrizioni legate a questa città, invece le ho ritrovate di più nel primo romanzo dei tre. Una cosa che ho notato mentre lo leggevo è che in tutti e tre i racconti la mia attenzione saliva man mano. Quindi io ero sempre più intrigata e continuavo appunto la lettura fino a un certo punto in cui la mia soglia di attenzione iniziava a calare. E secondo me questo concordava nel momento in cui iniziava questo senso di perdita e ricerca dell'identità, perché mi dava questo senso di confusione, che secondo me è assolutamente voluto, questo senso di smarrimento. Trasmetteva anche una sorta di inquietudine, cioè quello che provava il protagonista dei tre racconti, perché per tutti e tre si arrivava a questo senso appunto di smarrimento e di confusione. Non che non mi sia piaciuto questo aspetto, ma semplicemente per me non era il momento giusto, secondo me, per questo libro. Quindi se avessi saputo prima che tipo di libro era, quindi non si tratta solamente di un libro di ricerca di persone scomparse, quindi una sorta di giallo irrisolto, ma è molto di più. E penso anche che non sia stata una buona idea iniziare da questo libro per quanto riguarda Paul Auster, perché ci sono anche dei riferimenti autobiografici, uno esplicito, adesso non ve lo dico per spoiler, ma secondo me ce ne sono anche altri in tutti e tre i libri, in tutti e tre i racconti, e sicuramente qualcuno non l'ho colto. Ho avuto però modo così di assaporare, di capire un po' questo scrittore, lo suo stile di scrittura, le tematiche che va ad affrontare, ed è sicuramente un autore che io voglio approfondire. Infatti io avevo già comprato tra l'altro 4321, però volevo iniziare da qualcosa di più breve, e ho anche Mister Vertigo, quindi adesso sono in dubbio se leggere 4321 Mister Vertigo. Al massimo vi chiedo un aiuto qua sotto nei commenti, secondo voi, se più o meno avete capito i miei gusti, quale potrebbe essere la lettura più indicata per me. Poi altro aspetto autobiografico che non so come non ho colto subito, ma ci sono arrivata dopo un attimo, è che in tutti e tre i romanzi viene fatto riferimento al mestiere dello scrittore, o comunque alla scrittura in generale. Ci sono anche degli aneddoti storici, quindi ho apprezzato molto questo aspetto di inserire appunto parte storica legata a New York, e secondo me comunque ho fatto un po' fatica a cogliere tutto il senso di questo romanzo, di questi tre romanzi insieme, anche perché alla fine dell'ultimo romanzo, verso la fine dell'ultimo, apparentemente sembra che tutti e tre i racconti siano collegati tra loro, quindi che abbiano un punto di incontro. Secondo me era una cosa voluta far credere che tutte le tre storie avessero un punto in comune, ma di fatto era solamente una, cioè sembrava che fossero tutte e tre intricate tra di loro, secondo me per dare ancora di più questo senso di mistero, di confusione che ti lascia alla fine. Quindi appunto un bellissimo romanzo che vi consiglio, molto probabilmente in futuro comunque lo rileggerò, magari quando avrò approfondito quest'autore, rileggendolo coglierò sicuramente molti altri aspetti. Passiamo adesso invece a lui, che mi ha intrattenuto molto di più, quindi secondo me era il caso, era più indicato un libro del genere per il mio periodo, visto che appunto è abbastanza di stress. E allora mi è piaciuto tantissimo, l'ho praticamente divorato, non dico in un giorno ma quasi. Mi è piaciuto tantissimo, non ha niente a che vedere con la serie TV per quanto riguarda la trama, però per quanto riguarda la comicità, se vi piace la comicità inglese, questo è sicuramente il libro che fa per voi. Non mi riferisco comunque alla comicità di Tre uomini in barca, per esempio, perché anche quello viene sempre consigliato se piace la comicità inglese, ma a mio avviso quello è completamente diverso. Cioè Tre uomini in barca a me non mi era piaciuto per niente, cioè le parti che dovevano far ridere rimanevo tipo
Boh, vabbè, non ho capito. un libro pazzo che con questo inizio molto confusionario, questo senso di confusione rimane un po' durante tutto il romanzo, però si è sempre più invogliato a leggere per capire, perché man mano riesce ad unire sempre di più i tasselli della storia. E niente, mi è piaciuto tantissimo, voglio sicuramente leggere qualcos'altro di Douglas Adams. Mi piacerebbe leggere il secondo libro, che non mi ricordo se è Il Salmone del Dubbio, perché non vorrei sbagliarmi con un libro della saga della Guida Galattica per autostoppisti. Un esempio dell'umorismo inglese a cui mi riferivo è questa parte in cui praticamente finalmente conosciamo il nostro amico Dirk e si trova praticamente nel suo ufficio, entra l'altro protagonista e i due stanno parlando e Dirk gli fa vedere semplicemente l'ufficio e gli dice: la luce c'è, indicando la finestra, la gravità pure, continuò lasciando cadere a terra una matita, quanto a tutto il resto dobbiamo correre i nostri rischi. E quindi niente, a me questi passaggi mi facevano troppo ridere. Poi ci sono queste frasi bizzarre, tipo questo personaggio che a un certo punto è nervosito con un altro, gli dice: tuo è un comportamento che farebbe vergognare una scarica di dissenteria amemica. Dico, come ti fanno in mente certe frasi? Adoro, riso tantissimo. Oppure, non te ne stare lì come un budino andato a male. Viene fatto riferimento alla teoria del gatto di Schrödinger e tutto si basa un po', no, su questa teoria, e Dirk spesso ci dice un po' come tutto sia collegato, anche le cose più impensabili. Quindi niente, un libro bellissimo che mi ha fatto scompisciare, mi ha intrattenuto tantissimo, sono stata molto felice di averlo finalmente recuperato dopo tanti anni che stanziava lì in libreria. E adesso, in ultimo, visto che all'inizio del video vi ho ammorbato con questi miei conti fatti un po' alla cavolo su un foglietto, in termini di quantità di libri, appunto, ne ho letti solamente due tra quei 700 che mi sono portata, ma andiamo effettivamente a vedere se avevano un senso questi miei calcoli e quante pagine ho letto. Secondo i miei calcoli avevo stimato che avrei letto circa 625 pagine in 5 giorni e alla fine quante ne ho lette? Allora, questo conta 300 pagine e questo sono 314, però questo ho letto solamente fino a pagina 200 mentre ero via, perché l'ho terminato adesso quando sono tornata a casa. Alla fine ho letto praticamente 515 pagine circa, e per cui direi niente male. 500 pagine in 5 giorni, non mi capitava di un po' da leggere così tanto. Sono veramente troppo contenta di aver dedicato questi 5 giorni all'insegna della lettura, del relax, e poi leggere veramente con il rumore del mare, soprattutto con la spiaggia libera, senza nessuno, è stato estremamente rilassante. Secondo le mie previsioni praticamente ho letto circa 110 pagine in meno, giusto per dirvi che sì, va bene, io sono un po' pazza che mi metto a fare questi conti, però alla fine è appunto per cercare di regolarmi e capire più o meno, per capire più o meno quanto leggerò, cosa portarmi. Non è andata così male, perché diciamo che ci sono andata abbastanza vicino, anche se appunto non ho letto in termini di quantità di libri che mi sono portata, ho letto in termini di quantità di pagine. Comunque ho fatto delle belle letture anche in termini di qualità. Lettrici e lettori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Personalmente mi è piaciuto tantissimo girarlo, insomma, farvi le varie riprese. Spero di potervelo riproporre in futuro, magari facendolo su una sola lettura e non partendo con 700. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, se è riuscito al mio scopo, quindi cercare di farvi rilassare un po' in questa mezz'oretta, non so adesso quanto uscirà di video. E niente, io vi aspetto qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!